per noi è sbagliato inviare armi, non solo per una questione etica e morale, ma perché non funziona. L'abbiamo visto in Afghanistan, l'abbiamo visto in Libia, l'abbiamo visto in Iraq. Dovunque si mandano le armi, il conflitto diventa peggiore e questo poi incide sulla popolazione civile. Qual è allora il messaggio che mandate agli ucraini che stanno combattendo e loro le armi le chiedono? Noi capiamo questa cosa, assolutamente capiamo che c'è questa reazione, però dobbiamo anche trovare delle soluzioni alternative. Capisco il dovere morale, capisco anche che parlarne da Roma sia molto facile, però da una prospettiva integralmente pacifista, dove ci sono armi, se se ne mandano di più non è la soluzione migliore. È evidente che occorre continuare a fare tutte le pressioni necessarie su Putin, perché questo crimine di aggressione lo ha approvato e l'ha ordinato lui. Quindi quel sistema di sanzioni, di pressione politica, anche di isolamento sul piano reputazionale, che non è secondario, va proseguito. Però per guadagnare il tempo necessario a far sì che le sanzioni economiche abbiano poi effetto, gli ucraini devono resistere in qualche maniera. Senza armi come possono fare? No, è chiaro, per quello parlo di un dovere morale che c'è e non lo nascondiamo. Gli ucraini che combattono per il proprio paese in questo momento rappresentano i partigiani in quel paese? Sicuramente, perché fanno una resistenza nei confronti dell'invasione da parte di un altro paese, la Russia. È giusto armarli allora? No, perché i partigiani italiani erano armati nel corso di una guerra dichiarata ed erano armati dagli alleati, che erano in guerra con la Germania, l'Italia e il Giappone. Oggi non è così. Oggi, dice, noi Occidente non siamo ancora in guerra con la Russia. Non solo non siamo ancora in guerra, ma mi auguro vivamente che non entriamo mai in guerra contro la Russia. Fuori l'Italia dalla NATO! Nessuna base, nessun soldato! Io credo che sia un drammatico errore. Le armi chiamano armi. La verità è che l'unica modalità per fermare questa barbara invasione, per ottenere il ritiro delle truppe, per restituire sovranità all'Ucraina aggredita, è quella di ricostruire uno spazio di diplomazia. Questo appello alla diplomazia non rischia però di non tenere in considerazione la volontà di uno dei due attori coinvolti, ovvero Vladimir Putin. Non sembra avere minimamente intenzione al momento di trovare una soluzione diplomatica. Putin ha deciso unilateralmente di aggredire un paese sovrano in violazione di ogni norma del diritto internazionale. Il punto però è un altro. Siccome tutti i paesi che oggi inviano armi escludono qualsiasi possibilità di intervento, e viva Dio, perché sarebbe la terza guerra mondiale, allora non vorrei che l'invio delle armi finisse per essere perfino un poco ipocrita. L'idea di mandare un sostegno anche di tipo militare rientra nella logica di un ventaglio di provvedimenti che prema su Mosca e su Putin affinché receda dalla linea sciagurata che ha seguito fino a qui. Io ho citato spesso in questi giorni un precedente storico. 1995, luglio, Srebrenica, Bosnia, i caschi blu chiedono insistentemente un'azione dissuasiva della NATO sulle truppe serbe del generale Mladic che stanno assediando l'enclave. Quella azione dissuasiva non si determina e si consuma il primo genocidio della storia d'Europa dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Ecco, ci sono errori tragici nel passato, evitiamo di ripercorrerli. La strada adesso è quella della trattativa. Le Nazioni Unite diano il mandato ad un mediatore per mettere attorno al tavolo le parti e bisogna anche offrire una via di uscita alla Russia di Putin, questo è evidente, preservando l'indipendenza e la sovranità dell'Ucraina.